Sono qui anch'io per dire la mia solidarietà. Solidarietà pensando a quanto è avvenuto 49 anni fa. Io vengo da una terra dove i terremoti sono frequenti, Messina. So che cosa significa e proprio stasera parlando con Don Giuseppe ricordavo di aver passato 24 ore alla stazione per dare conforto, aiuto a chi passava col treno per andare verso il nord. Per cui ho quelle immagini davanti, quei bambini, e ho voluto essere qui. Onestamente ho voluto essere qui anche per dire la mia indignazione per quanto avvenuto appunto per la Calcestruzzi. Mi sembra strano che 11 famiglie devono affrontare una morte bianca, chiamiamola così per fare la differenza con quella del terremoto, per delle cifre che nel grande pentolone dei soldi sono irrisorie. Allora sono qui per dire a loro: non siete soli, ma anche questa solidarietà la voglio dimostrare con un gesto che non ha niente di straordinario, ma proprio sentirmi, mi sento in famiglia uno di voi e con voi. Se tutto è soltanto per una cifra di 30.000 euro, io darò al sindaco questa cifra. Io sono in difficoltà perché c'è la cattedrale da costruire e tante storie, però ritengo che in una famiglia, quando c'è una situazione simile, se si possono salvare gli 11 posti di lavoro, l'indignazione si accompagna alla solidarietà. E questo mio gesto è accompagnato anche dal gesto di un altro, Don Ciotti. Anche lui ha pensato di dare la cifra per poter colmare il buco che c'è, e siamo rimasti che sia io che lui raggiungeremo e daremo la cifra per poter, se possibile, ora non so come le vie legali quali sono, per riprendere il cammino e togliere questo fantasma che per adesso occupa il cuore di queste famiglie e di questi uomini e di questi lavoratori.